Una terribile notizia ha rotto la voce di studenti e docenti dell'Istituto Agrario di Bassano del Grappa, che convoglia nelle sue classi di scuola superiore centinaia di adolescenti del Vicentino e Trevigiano. Un ragazzo di 17 anni, Vittorio Piva, è mancato ieri nel tardo pomeriggio morendo sul colpo in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto a Cheve, suo paese di residenza. Una manciata di chilometri oltre il confine di provincia, si trovava in compagnia di un coetaneo e amico con cui condivideva la passione per i motori. A tradire il 17enne la voglia di provare la motocicletta 125 da enduro tra i colli e i terreni. Un breve giro per le strade della zona di campagna ha rivelatosi fatale dopo aver perso il controllo, schiantandosi fuori strada sulla recinzione di una casa. A costargli la vita, probabilmente l'impatto con un palo di cemento, rimane da capire come mai la due ruote sia uscita dalla carreggiata, con qualcuno tra i residenti a segnalare le pericolose buche sul tratto di strada. L'emergenza è scattata ieri poco prima delle 17:30 in via Montenero. Carabinieri e 118 si sono precipitati al Pieve del Grappa, trovando il motociclo incastrato tra un muretto alto circa 1,5 metri e la rete metallica di recinzione. A terra il corpo inerme del giovane, soccorso nei primi istanti dopo lo schianto da passanti e dall'amico. La squadra di medici e infermieri ha subito capito che per il giovane era già sopraggiunta la morte sul colpo, arrendendosi dopo i prolungati tentativi di rianimazione.